Buongiorno, buongiorno a tutti e bentrovati a questo appuntamento organizzato da Consumers Forum, che è un'associazione indipendente di cui fanno parte le più importanti associazioni di consumatori, numerose imprese industriali di servizi, le loro associazioni di categoria, oltre che istituzioni. E io mi chiamo Riccardo Schiavo, intervengo in sostituzione di Roberto Sommariva che purtroppo ha avuto un imprevisto proprio dell'ultimo minuto e non ha potuto essere qui. Ecco, il tema di questa tarda mattinata che trascorreremo insieme è ben riassunto, vorrei dire, dal titolo di questo evento, ovvero cittadini, istituzioni e aziende insieme per una nuova mobilità. E mobilità è un tema centrale, basta veramente sfogliare i quotidiani per rendersi conto di come sia il pilastro, il fulcro di un sistema sociale che il Covid ha impattato in maniera durissima. Sul sistema della mobilità insistono tutti i grandi trend della cronaca attuale, dalla transizione energetica alla digitalizzazione, più in generale il grande tema dell'innovazione tecnologica. E il tema mobilità è naturalmente un tassello centrale di quel PNRR che, come ha affermato ieri il Premier Draghi in maniera molto incisiva, non è semplicemente un elenco di progetti, di scadenze, di numeri, ma è proprio un percorso in cui si gioca il destino del paese. Ecco, quindi come uscire dalla crisi del Covid, come utilizzare al meglio i fondi del PNRR e come ridisegnare un settore che esce davvero segnato dalla pandemia sono tre delle tematiche che toccheremo in questo appuntamento. Ne parleremo con il ministro Enrico Giovannini, il ministro alle infrastrutture e della mobilità sostenibili, Nicola Zaccheo, presidente dell'autorità di regolazione dei trasporti, Fulvio Bonavitacola, vicepresidente della Regione Campania e coordinatore della Commissione Infrastrutture, Mobilità e Governo del Territorio nella conferenza delle regioni e delle province autonome. Presenti anche Marco Granelli, assessore alla mobilità e ai lavori pubblici del Comune di Milano, Andrea Gibelli, presidente Astra, Sabrina De Filippis, direttrice divisione passeggeri regionale Trenitalia, professor Fabio Bassan, della cattedra di diritto dell'Unione Europea all'Università Roma 3, e Felice Petillo, membro dell'organo paritetico di garanzia di Trenitalia in rappresentanza delle associazioni dei consumatori. Ecco, prima di iniziare con gli interventi, cedo la parola a Sergio Veoli, presidente di Consumers Forum, per un saluto introduttivo. Ecco. Prego, Veoli. Eccole, chiediamo cortesemente di attivare il microfono, Veoli, e può iniziare. Perfetto. Ottimo. Grazie Riccardo. Allora, grazie a tutti. Abbiamo qua presenti tutti gli attori protagonisti di questo cambiamento, le istituzioni, le imprese, la ricerca universitaria, l'autorità regolatrice per i trasporti, le associazioni dei consumatori. Vabbè. Credo che da questo incontro potranno uscire anche delle indicazioni importanti su come lavorare insieme a questa trasformazione. Ringrazio anche gli amici di Consumer Forum, le due aziende che hanno collaborato con noi alla costruzione di questo appuntamento, Astra e Ferrovie dello Stato. Ringrazio anche la nostra responsabile delle comunicazioni, Alessandra Peloni, che praticamente da sola ha gestito tutta questa operazione. Consumer Forum è un'associazione che mette insieme imprese importanti di tutti i settori e 13 associazioni dei consumatori. E da alcuni anni imprese e associazioni sperimentano una collaborazione che io ritengo positiva, con tre obiettivi: il consumerismo, la sostenibilità e la formazione. Un consumo responsabile non può essere in contrasto né con la difesa dell'ambiente né con la difesa del lavoro. I prodotti e i servizi che consumiamo debbono rispettare sia l'ambiente sia il lavoro. E sul lavoro a volte viene un po' dimenticato che dei prodotti a prezzi bassissimi e dei servizi anche loro a prezzi bassi sono il frutto di un lavoro sottopagato, senza diritti e di un lavoro precario. A volte gli stessi consumatori, quando
consumano, si dimenticano queste cose. Quando esigono un servizio, quando esigono un viaggio aereo pagandolo poco, un prodotto pagandolo pochissimo, dimenticano che dietro questi aspetti c'è dello sfruttamento e c'è un precariato diffuso che sta aumentando in questi ultimi tempi. Voglio ringraziare il governo, questo governo, va bene, che con una pandemia che ha provocato oltre 120.000 morti, con un PIL che nel 2020 è caduto del 9% e quindi con una crisi economica incredibile, crisi economica, aumento della disoccupazione, e con un debito pubblico che negli ultimi anni è aumentato di 20 punti ed è arrivato al 156% del PIL, va bene? Ecco, senza un governo credibile, stimato in Europa e anche negli Stati Uniti, oggi saremmo a un rischio quasi di default. Da questo governo per questi motivi ci aspettiamo molto. Ci aspettiamo una trasformazione delle infrastrutture materiali, ma anche delle infrastrutture sociali, quelle infrastrutture che servono a ridurre le disuguaglianze e a consentire ai cittadini di vivere una vita dignitosa. E qui viene il difficile. Di fronte abbiamo due cambiamenti importanti. Uno, l'abbiamo verificato, è il cambiamento dell'atteggiamento dell'Europa. Dal 2012, quel whatever it takes di Draghi, costi quel che costi, con cui il presidente della Banca Centrale Europea ha salvato l'euro, al discorso del 2020 di Ursula von der Leyen sulla transizione verde e digitale, al recovery plan, va bene, abbiamo avuto un cambiamento epocale dell'atteggiamento europeo, prima limitato alla politica monetaria, ora questo cambiamento sta intervenendo anche nella politica fiscale. Da giugno, quando verranno ratificati tutti gli accordi, inizierà la emissione di bond europei. È la prima volta su questo che l'Europa si indebita come commissione, come persona giuridica autonoma sul mercato, e questa è la novità più importante di questi ultimi anni. E per questo ci vorrà anche l'assenso di tutti i paesi, i 27 paesi europei. Questo ci sembra una svolta epocale, che si è avuto un tempo di maturazione dal 2012 a oggi. La seconda svolta riguarda l'Italia, e secondo me il punto di fondo è come l'Italia spenderà i 248 miliardi di cui oggi parlavano tutti i giornali. 248 miliardi sono una cifra incredibile, mai avuta a disposizione da un governo, va bene, da un paese, e sappiamo che spendere i soldi in Italia è difficile. Ci sono ostacoli di tutti i tipi, da quelli più drammatici relativi alla corruzione, alla incompetenza, alla burocrazia, ai corporativismi. Mi ha colpito la frase di Giovannini che ho letto stamane sulla sua intervista a Repubblica, la frase che dice che entro il 2026 le opere dovranno essere fruibili. Affinché i finanziamenti ci siano, bisognerà che queste opere siano fruibili entro il 2026. Mi sembra che questa condizione per l'Italia sia quasi una condizione rivoluzionaria. Faccio un esempio per tutti. L'alta velocità, di cui si parla molto, di cui immagino parlerà il ministro, è naturalmente un'eccellenza del nostro paese, ma è un'eccellenza con due grandi difetti. Il primo è l'enorme divario nord-sud che riguarda l'alta velocità. Da Roma in su, da Napoli in su, le cose vanno, da Napoli in giù
c'è una asimmetria che riguarda sia le infrastrutture, sia i mezzi di locomozione, sia la qualità appunto dei viaggi. Ma l'altra questione che fa riflettere è che quest'alta velocità finanziata da tutti i contribuenti sia stata ottenuta e realizzata con costi altissimi e con tempi lunghissimi. E questa è la cosa che preoccupa. Diceva uno studio di Piero Boitani del 2007, un professore della Cattolica che si occupava dei trasporti, che i costi dell'Italia sull'alta velocità sono stati il doppio o il triplo di quelli spesi da Spagna e Francia. E questo, considerando anche l'orografia diversa, era al netto di questo problema. Io dico che in conclusione abbiamo bisogno di un cambiamento culturale perché si verifichi questa trasformazione e questo cambiamento. Un cambiamento che comporti degli obiettivi condivisi, delle regole rispettate e dei comportamenti comuni a tutti. Ma voglio fare due esempi perché da cui poter cominciare. In Italia c'è una legge finanziaria, la legge finanziaria del 2008, che prevede, è una legge che riguarda i servizi pubblici locali, e prevede il coinvolgimento delle associazioni dei consumatori nella definizione di standard di qualità e nel controllo e nel monitoraggio della qualità dei servizi. Ora questa legge è praticamente inattuata e ci è voluta una sentenza del TAR a marzo dell'Abruzzo per vedere riconosciuto questo diritto. Ecco, questo sarebbe già un modo per coinvolgere chi rappresenta i cittadini nel gestire i servizi e soprattutto nel controllare la qualità. C'è un altro aspetto, e concludo, che volevo citare. Uno dei temi importanti che abbiamo di fronte oggi è la mobilità cittadina. Questa mobilità che già nel pre-Covid era abbastanza drammatica in alcune grandi città. Io abito a Roma e la situazione è veramente drammatica. Col Covid si prevede un distanziamento e quindi i mezzi sono pubblici saranno assolutamente insufficienti, a meno che non si intervenga, come si dovrà intervenire, sullo smart working, che dovrà diventare una misura permanente, anche se con modalità e percentuali diverse da oggi, e sulla flessibilità degli orari. Ora, su questi temi si è parlato di tavoli, presso il prefetto, tavoli provinciali. Noi auspichiamo che a questi tavoli possano partecipare tutti gli attori che sono coinvolti, dalle parti sociali, alle scuole, alle associazioni dei consumatori, alle imprese, perché è necessario proprio un coinvolgimento e una condivisione di questi aspetti per cambiare il modo di vivere, il modo anche di lavorare. Un ultimo invito. Questo governo, quando si è insediato, ha invitato tutte le parti sociali, le imprese, i sindacati, il terzo settore, le associazioni ambientaliste, tutti meno le associazioni dei consumatori. Ecco, questa è una cosa a cui si può rimediare e per la quale ringraziamo il ministro Giovannini. Grazie. Grazie mille, vero, ecco, regole di vario nord-sud, infrastrutture, orari della città, ha messo sul tavolo insomma una serie di temi che saranno indubbiamente al centro del dibattito di oggi. Ecco, Enrico Giovannini, ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. Ecco, sappiamo il periodo, quindi PNRR in Parlamento, ieri alla Camera, oggi al Senato, quindi a maggior ragione grazie veramente per aver trovato un momento per intervenire. Ecco, PNRR lo sappiamo è un soggetto da 220 miliardi di euro che diventano di più con l'aggiunta di fondi collaterali, non ci può essere transizione ecologica se non si rende la mobilità sostenibile. Il PNRR dedica a questo capitolo 25 miliardi di euro, sono circa il 13% del totale. Soldi che non insistono solo sull'alta velocità, ma anche sul potenziamento delle linee regionali. E ecco, sarà creato uno sportello unico doganale, la catena logistica sarà digitalizzata.
Prima di toccare magari un paio di temi anticipati davvero lì nell'apertura, Ministro, qual è l'idea, la visione di mobilità che traspare da questo PNRR? Prego. Grazie, buongiorno, spero mi sentiate bene. Qual è l'idea di nuova mobilità? Quella che si costruirà insieme nei prossimi mesi e nei prossimi anni, perché come è stato richiamato prima da Veroli, e ringrazio Consumers Forum per l'organizzazione di questo evento, molte decisioni verranno assunte dagli individui, dalle istituzioni, compreso il governo naturalmente, alla luce dei cambiamenti di comportamento che questa drammatica pandemia stanno determinando. Dunque abbiamo bisogno di immaginare una mobilità duttile, se posso usare questo termine, e dunque gli investimenti anche infrastrutturali, anche in qualche modo di rete, di mezzi di trasporto e così via, questi investimenti devono essere in grado di adattarsi a una situazione che cambierà. Virgola, con alcuni punti fermi, direi fermissimi. La prima domanda la faccio io a tutti voi. Quanto ha cambiato la nostra vita l'alta velocità? Per alcune persone ha cambiato radicalmente il modo di concepire anche il luogo dove vivere. Nel sud no. Dunque l'annuncio di ieri del Presidente del Consiglio che al di là dei fondi del Recovery Plan, al di là dei fondi integrativi 30 miliardi, ci saranno altri 10 miliardi per chiudere la famosa T dell'alta velocità, e cioè la Salerno-Reggio Calabria e la Brescia, diciamo la Torino-Venezia, realizzando la Brescia Vicenza-Padova, è una notizia che forse è passata un po' così tra le righe, ma che realizza un sogno, un'idea di uguaglianza tra nord e sud che finora non è praticata. Perché l'alta velocità è fondamentale? Perché cambia la vita delle persone, ma cambia anche la vita delle imprese. Ed è qui che va ricordato che l'alta velocità della Salerno-Reggio Calabria, con l'investimento annunciato ieri, non è cosiddetta un'alta velocità di rete, ma è una vera alta velocità con treni che anche nel Mezzogiorno, nei tratti giusti, andranno a 300 all'ora. E sarà una realizzazione fondamentale per connettere alcune aree del paese che oggi sono fortemente sconnesse. Ed è qui un investimento che già è nel PNRR, ma lo sarà anche nei contratti per Ferrovie dello Stato importanti che dovremo firmare quest'anno per il futuro del contratto di programma. Ma qui la presenza del presidente Bonavitacola mi dà l'opportunità di dire che, come annunciato ieri dal Presidente del Consiglio, c'è il rifinanziamento del Fondo Sviluppo e Coesione, oltre che gli altri fondi comunitari, che possono essere utilizzati per completare quello che il PNRR, per vari limiti, non riesce a realizzare. Le regioni e le città hanno mandato tantissimi progetti, alcuni dei quali non sono entrati nel PNRR, ma non per questo sono progetti non importanti. Bene, ora ci sarà la possibilità di realizzarli con altri fondi che però vanno orientati nella stessa direzione per connettere le varie dimensioni.
per rinnovare il materiale rotabile in più, in particolare al sud, di quello che riesce a fare il PNRR, per costruire nodi di interconnessione, l'ultimo miglio per alcuni aeroporti, per i porti già previsti nel PNRR, possono e devono essere completati anche con questi altri fondi. Terzo elemento che vorrei sottolineare, la mobilità cambia, in particolare nelle città, è già stato accennato, perché molte imprese cambieranno la percentuale, l'approccio all'uso dello smart working, ma anche le istituzioni. Dunque, spero questa settimana verrà firmato il decreto che con il ministro Cingolani abbiamo predisposto, che rende operativa la norma dell'anno scorso, che prevede per le città oltre 50.000 abitanti, per le imprese con più di 100 addetti, e le imprese e le istituzioni con più di 100 addetti, non più 300 addetti, l'obbligo di istituire la figura del mobility manager, con cui i mobility manager di area, in particolare nei comuni, ma anche nelle province, potranno e dovranno dialogare per capire come, per esempio, spalmare lo smart working nel corso della settimana, perché se tutti fanno lo smart working il venerdì, abbiamo un'altra giornata vuota, ma 4 giorni di nuovo di caos. E questo è il modo migliore per affrontare la questione? Vedo l'assessore Granelli, con cui un anno fa dialogammo proprio su questi temi. Bene, il decreto è pronto e dunque spetterà agli enti locali realizzarlo, ma anche qui le regioni avranno un importante ruolo. Il tema dunque della flessibilità degli orari, e ne cominceremo a parlare oggi pomeriggio con i presidenti della Conferenza delle Regioni, dell'ANCI, dell'UPI, in vista delle riaperture totali di settembre e dell'autunno a seguito dell'avanzamento della campagna vaccinale e così via, è qualcosa che deve coinvolgere tutti. E ha ragione Veroli quando dice anche le associazioni a livello locale, perché senza un coinvolgimento di tutti non si cambia la vita di una città. Penso ad esempio alla questione della distribuzione degli orari di lavoro, ma anche delle scuole e così via. Proprio per questo io ho voluto creare qui al Ministero una consulta con le associazioni imprenditoriali, le associazioni sindacali, le associazioni principali associazioni ambientaliste e le due reti, alcune reti ampie della società civile. Una è l'Alleanza per lo Sviluppo Sostenibile, di cui Consumers Forum è parte, e l'altro è il Forum Disuguaglianza e Diversità, guidato da Fabrizio Barca. E questa consulta aiuterà il Ministero proprio nell'attuazione dei progetti del PNRR, ma anche gli altri progetti. Ancora due considerazioni e poi concludo e vi dovrò lasciare a causa di alcuni impegni. La trasformazione non può che essere in senso ecologico. La trasformazione dei sistemi di mobilità non può che essere in senso digitale. Nel PNRR, insieme al ministro Colao, abbiamo introdotto un progetto che si chiama Mobility as a Service, per lo sviluppo di piattaforme che in parte a livello sperimentale già sono presenti in alcune città, che connettono le diverse modalità di servizi di trasporto. Ed è una delle ragioni per cui ho voluto che il Ministero cambiasse nome, perché anche andare a piedi fa parte della mobilità
ma nella vecchia cultura ministeriale non era qualcosa che riguardava, diciamo, il ministero, perché ci occupavamo dei diversi segmenti di trasporto. Ecco, la disponibilità di infrastrutture digitali è la chiave per non solo gestire meglio la mobilità, ma per offrire ai cittadini servizi di mobilità integrati. E sappiamo, come dicevo, che già ci sono imprese che offrono questo tipo di servizi. La trasformazione digitale è anche una trasformazione di sicurezza, perché la mobilità deve essere sicura. E dunque c'è un forte investimento nel PNRR sui sistemi moderni che consentiranno alle ferrovie, agli aeroporti, di aumentare il traffico senza dover necessariamente aumentare le infrastrutture. Pensate agli aeroporti: con l'investimento che faremo sarà possibile aumentare la frequenza dei voli senza costruire nuove piste che hanno un impatto ambientale significativo. Ma poi la sicurezza dei viadotti, delle gallerie, tema sul quale ci sono fondi importanti nel PNRR, ma anche iniziative che vanno sul piano regolamentare in questa direzione, come la circolare che ho firmato qualche settimana fa, che aggiornava la circolare del 1967 e gli aggiornamenti successivi per la messa in sicurezza delle gallerie attraverso strumenti digitali. E potrei continuare. Ma poi la trasformazione ecologica. Nelle slide che distribuiremo presto, una volta approvato il PNRR in via definitiva dal Consiglio dei Ministri, vedrete quante innovazioni ci sono anche rispetto alla bozza di piano di gennaio sul trasporto anche marittimo, sulle ciclovie. E non, appunto, non vi do tutti i dettagli, ma la trasformazione dei mezzi di trasporto con l'uso dell'elettrificazione, sperimentazioni sull'idrogeno, eccetera, vanno tutti nella direzione di un greening della sostenibilità ambientale, anche perché questo era uno dei pilastri del PNRR e vi assicuro che la Commissione è stata molto rigorosa su questo fronte. E qui mi piace ricordare un punto che su cui abbiamo insistito molto nelle ultime due settimane del nuovo governo. Come sapete, nelle regole del PNRR non erano previste nuove strade, non si poteva realizzare nuove strade. Bene, abbiamo ottenuto una deroga per le strade che connettono le aree interne del paese ai nodi principali ferroviari, autostradali, eccetera. Perché non è che in un'area interna puoi portare l'alta velocità o una ferrovia. Le strade sono fondamentali per connettere quelle aree interne con le aree urbane e le principali direttrici di traffico. Bene, la Commissione ha riconosciuto il nostro punto e quindi l'eccezionalità della concessione di questo finanziamento consistente a alcune centinaia di milioni per connettere le aree interne. Ecco, la parola chiave, e concludo, è interconnessione. Il PNRR ha questa logica, a proposito di filosofia di fondo, che poi presiede all'ultimo miglio sui porti, gli aeroporti e così via, ma anche quello che vi ho raccontato fino adesso, perché interconnessione cambia la vita delle persone, cambia la vita delle imprese, cambia il modo di muoversi, di far muovere le merci, cambia la qualità dello sviluppo, sempre in un'ottica, come dicevo prima, digitale e ecologica. Questa è la logica che in qualche modo ha presieduto alla definizione di questo grande piano, ma anche, ed è, lo voglio sottolineare, all'uso degli altri fondi che sono accanto al piano, compresi quelli ordinari. Grazie.
grazie a lei, Ministro, appunto per l'ampio respiro dell'intervento. Quindi la grande sfida è proprio quella di immaginare una mobilità utile per una situazione in cambiamento. Cruciale il ricorso alle tecnologie digitali e l'approccio di rete, appunto, in cui si inserirebbero i mobility manager aziendali a cui ha fatto riferimento, in un'ottica proprio di dialogo tra le parti. Altro capitolo poi è quello della transizione energetica, quindi in modo da raggiungere quelli che sono poi gli obiettivi europei di decarbonizzazione. Ecco, grazie mille, lasciamo agli impegni di una giornata che sarà sicuramente estremamente impegnativa come quella di ieri, e una buona giornata. Nicola Zacchio, dal 19 ottobre del 2020 è presidente dell'autorità di regolazione dei trasporti. Il tema delle regole, che sono poi le regole condivise a cui ha fatto riferimento Veroli in apertura, è sostanziale, no? Forse non insistono direttamente sui cittadini, ma il cittadino in ultima istanza beneficia di un sistema ben regolato. E l'autorità ha evidentemente un ruolo centrale nell'incentivare il trasporto pubblico, indicando una visione che punti allo sviluppo, che punti alla ripartenza, che punti alla multimodalità, tenendo un occhio di riguardo naturalmente alla qualità, competitività del servizio per l'utenza. Ecco, prego Zacchio. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Innanzitutto saluto tutti i partecipanti, ringrazio il presidente Veroli e il Consumers Forum per l'organizzazione di questo evento. Sì, ha ragione, dottor Schiavo, questa nuova mobilità ha sicuramente bisogno di nuove misure regolatorie. Non posso però non partire dalla situazione di emergenza che stiamo vivendo da oltre un anno. Quello dei trasporti è purtroppo uno dei settori più drammaticamente colpiti dal Covid-19. L'impatto della pandemia del coronavirus sui sistemi di trasporto purtroppo con ogni probabilità continuerà ad essere particolarmente rilevante, non solo a causa delle severe misure di contenimento che si sono rese necessarie per ridurre il rischio di diffusione del virus. Un ruolo importante nel contenere la domanda di mobilità sarà giocato anche da altri fattori. Si ricordava prima la digitalizzazione delle attività economiche, educative e commerciali, con la crescita appunto del remote working, con la diffusione del distance learning, l'esplosione dell'e-commerce, con le norme che hanno ridotto le capacità di trasporto per rispettare il necessario distanziamento sociale, e il permanere di un forte timore a condividere con altre persone l'esperienza di viaggio. Purtroppo quest'ultimo fenomeno, cioè la paura di affrontare un viaggio collettivo, è emerso in vari survey ed è un problema che bisogna assolutamente affrontare. Per ripartire bisognerà ridare assolutamente fiducia ai viaggiatori. Tutto quello che ci si è adoperati a fare in quella che io ho definito nei mesi passati come security sanitaria probabilmente è un concetto che sarà ulteriormente potenziato e sarà ancora presente nei prossimi anni in tutti i sistemi di trasporti. Una volta superata l'emergenza, la transizione verso una nuova normalità che ci attende probabilmente non sarà un ritorno alla vecchia mobilità dello status quo ante. Il recupero dei volumi di mobilità comparabili a quelli pre-Covid avverrà, secondo me, gradualmente. Un elemento importante nell'andamento dei numeri lo avrà in ciascun bacino di traffico la specifica segmentazione della domanda in base al motivo dello spostamento, con una ripresa più sostenuta della mobilità collettiva per attività di lavoro e di studio. Più lenta sarà probabilmente la curva di risalita sui viaggi di media e lunga percorrenza, specie purtroppo quelli internazionali via aerea, per i quali studi recenti di settore promossi dalle varie associazioni internazionali non prevedono un ritorno ai flussi pre-pandemia prima del 2024. Secondo me mai, come in questo momento, è più che mai necessario ripensare alla mobilità in termini di sostenibilità ambientale, ma anche sociale. Lo ricordava prima anche il Ministro, è essenziale la funzione sociale dei trasporti nel garantire il diritto alla mobilità, che ricordo essere sancito dall'articolo 16 della nostra Costituzione. Sarà assolutamente fondamentale adoperarsi
per ridurre quei gap infrastrutturali, ahimè, ancora largamente presenti nel nostro paese. Così come il governo ha ben delineato nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, appunto nella missione numero 3, quella che riguarda le infrastrutture per una mobilità sostenibile, sono previsti investimenti per sviluppare un sistema infrastrutturale più moderno, digitale, intermodale tra i diversi sistemi e le diverse reti di trasporto, anche nell'ottica di una maggiore resilienza e sostenibilità, nonché per garantire il raggiungimento dei livelli essenziali delle prestazioni. Un piano per la mobilità sostenibile deve necessariamente essere compliant con le strategie dello European Green Deal, che puntano a fare del nostro il primo continente a impatto climatico zero. Per questo particolare enfasi è dedicata alla decarbonizzazione del sistema della mobilità, come tra l'altro previsto anche dal Piano Nazionale Integrato per l'Energia e per il Clima. A mio parere, la nuova mobilità deve necessariamente passare attraverso una regolazione sostenibile. La funzione regolatoria, infatti, costituisce uno strumento di impulso importante sia nella fase di attuazione ex ante, mediante il coinvolgimento dei soggetti attuatori delle finalità medesime, sia in fase di controllo ex post, attraverso la verifica di conformità effettiva dell'attività rispetto agli atti di regolazione. L'autorità ha già avviato processi che hanno, in vari ambiti di competenza, l'obiettivo di accrescere la sostenibilità ambientale attraverso la regolazione economica. Questi meccanismi devono essere ulteriormente potenziati nel prossimo futuro. L'obiettivo generale dell'incremento di efficienza ed efficacia del sistema della mobilità nel suo complesso è concepito dall'autorità di regolazione dei trasporti in ottica multimodale, lo ricordava anche il ministro, essere uno dei cardini dello sviluppo futuro. Quindi un'ottica multimodale, proattiva e sinergica rispetto alle politiche di miglioramento della sostenibilità ambientale complessiva del settore dei trasporti. Giusto per fare degli esempi, in ambito ferroviario è già previsto che l'autorità effettui una valutazione che tenga conto sia dell'equilibrio economico-finanziario del contratto di servizio dell'incumbent, sia dei wider economic effects, con particolare riferimento ai vantaggi sociali ed ambientali. Gli outcomes attesi da un modello regolatorio di questo tipo riguardano la promozione di effetti riconducibili all'incremento della mobilità sostenibile sotto il profilo ambientale, oltre che economico e sociale, che nel caso specifico si realizza con lo shift modale dalla strada al ferro. Nel settore autostradale sono stati introdotti una serie di strumenti che sia i concedenti che i concessionari possono utilizzare al fine di promuovere una mobilità su gomma di merci e passeggeri che sia più sostenibile dal punto di vista ambientale. Per esempio, attraverso lo strumento della modulazione tariffaria per stimolare l'utilizzo di veicoli o modalità di trasporto meno impattanti o attraverso un articolato meccanismo di penalità mirato a correlare le tariffe e i livelli di servizio effettivamente offerti all'utenza e ad altri aspetti relativi all'introduzione di nuove tecnologie anche al fine di efficientare la logistica. Nel settore aeroportuale abbiamo elaborato delle misure regolatorie volte a promuovere la sostenibilità ambientale del trasporto aereo, prevedendo in particolare la possibilità per i gestori aeroportuali di adottare modulazioni o articolazioni tariffarie che perseguano finalità di tutela ambientale, anche mediante meccanismi di premialità-penalità che incentivino la riduzione dell'impatto sull'ambiente e delle infrastrutture aeroportuali oggetto di affidamento. Nel settore portuale, le prime misure di regolazione hanno introdotto metodologie e criteri per garantire l'accesso equo e non discriminatorio alle infrastrutture portuali, rispettando al contempo principi di tutela dell'ambiente ed efficienza energetica. Per quanto riguarda la regolazione dei servizi e dei mercati, l'insieme degli strumenti previsti negli atti di regolazione devono sempre più favorire le imprese e le gestioni che impiegano al meglio le risorse disponibili, producendo servizi a costo più basso e alla qualità più elevata. Procedure di affidamento orientate all'efficienza e alla qualità stimolano le imprese a innovare attraverso il miglioramento di processi e l'uso parsimonioso delle risorse, soprattutto naturali, inclusa l'energia o i combustibili.
Una delle determinanti del maggior utilizzo della mobilità sostenibile è rappresentato dalla progressiva digitalizzazione dei servizi rivolti agli utenti, lo abbiamo ricordato anche prima. Il cambiamento in atto poggia su tecnologie globali a natura irreversibile e sistemica. Occorre quindi che anche la regolazione di settore ne colga pienamente la portata. La mobilità si configura come un bene in sé, che ha natura economica e di oggetto di tutela giuridica. La disintermediazione dei servizi, che caratterizza l'era digitale, moltiplica i canali attraverso i quali consumatori e utenti informati orientano i propri comportamenti e assume valore sociale. È cresciuta la consapevolezza dei passeggeri del diritto a essere tutelati lungo tutto il viaggio e a fruire di servizi efficienti e di qualità, a prescindere dall'infrastruttura e dalla modalità di trasporto utilizzata o dal vettore che li fornisce. La domanda per singola modalità di trasporto evolve in domanda di servizi sempre più integrati e multimodali. I passeggeri richiedono un unico titolo di viaggio per i loro spostamenti. Per le imprese è fondamentale l'integrazione tra infrastrutture e servizi complementari pienamente interoperabili. Il cittadino è posto al centro della regolazione dell'autorità di regolazione dei trasporti per una mobilità che non sia più a struttura verticale basata su un mezzo di trasporto, ma orizzontale, door to door, centrata sui bisogni del passeggero. L'organizzazione della produzione di servizi di mobilità avviene sempre più attraverso piattaforme che consentono transazioni economiche simultanee su mercati tra loro un tempo del tutto separati. Le strategie di sviluppo delle imprese di trasporto devono necessariamente far fronte alle nuove sfide della concorrenza intermodale. Nell'esercizio delle funzioni e dei poteri attribuiti dalla legge, l'autorità può incidere sugli assetti di settore e sulle imprese attraverso una pluralità di strumenti tipicamente riconducibili in termini economici alla regolazione d'ingresso nel mercato, qualità, efficienza e tariffe dei servizi. L'autorità deve concorrere al perseguimento di tutti questi obiettivi, sia naturalmente attraverso l'adozione di misure dirette, sia attraverso misure in grado di accogliere e rendere operativi i criteri indicati eventualmente dal legislatore. Ho concluso, grazie. Grazie mille Zaccheo. Interconnessione e multimodalità sono due temi già emersi in maniera molto forte in questi primi interventi. Lei ha menzionato anche la tematica dell'integrazione dei sistemi. Sono tutti aspetti che vorrei ora proporre a Fulvio Bonavitacola, vicepresidente Regione Campania e coordinatore della Commissione Infrastrutture, Mobilità e Governo del Territorio nella conferenza Regione e Province Autonome. Ecco, le regioni hanno un ruolo importantissimo sia nella pianificazione che negli investimenti nel trasporto pubblico. E qui la piattaforma, diciamo che si allarga, non si parla di reticolo cittadino, ma in alcune regioni è veramente importante, in alcuni casi urgente, spingere sull'integrazione dei sistemi e sull'integrazione tariffaria, a maggior ragione oggi che abbiamo veramente necessità di ritrovare un dialogo con i passeggeri spaventati dalla pandemia. Insomma, è necessario rendere sempre più semplice e più smart l'esperienza di viaggio. E un altro tema che vorrei trattasse è quello degli investimenti invece legati alla transizione energetica. Prego, Bonavitacola. Grazie. Io sono stato intermodale, diciamo, anche nel collegamento. Per fortuna sono arrivato in tempo a parlare da postazione fissa, perché in macchina ho ascoltato, ma non era una condizione ottimale. Intanto ringrazio il Consumer Forum per questo invito, porto i saluti naturalmente della conferenza dei presidenti delle regioni e del presidente Fedriga a questo importante confronto. Ho ascoltato con interesse, mi riconosco largamente nelle cose che sono state dette, sia nell'introduzione sia nell'intervento del ministro Giovannini. Naturalmente la condizione speciale nella quale si collocano le nostre riflessioni ci impone di ricordare un antico insegnamento latino, primum vivere de inde philosophari.
Primum vivere significa noi dobbiamo arrivare a traghettare il sistema fuori dalla fase più acuta. Io dico fuori dalla fase più acuta per non dire fuori, che noi sappiamo il fuori se c'è e quando ci sarà. Diciamo che sicuramente dobbiamo traghettare il sistema vivo, fuori dalla fase più acuta. Traghettare il sistema significa il sistema delle aziende. Sistema dei trasporti è un sistema di aziende, poi nelle loro diverse configurazioni, aziende in house, aziende a partecipazione pubblica, aziende miste, aziende private in servizio, questo non rileva. Quello che rileva è che le aziende hanno delle loro regole di equilibrio di bilancio fra costi e ricavi, e noi usciamo da un anno, il che non significa che è finito, usciamo da un anno, facciamo un bilancio di un anno che è stato terribile sotto il profilo dei ricavi per varie ragioni, sia per il calo generale della mobilità dovuto alle contrazioni della mobilità relazionale più generale delle persone, sia per il contenimento dei carichi. Voi sapete che attualmente la normativa di carattere sanitario, in questo caso, per ragioni di prudenza, prevede di non caricare i mezzi di trasporto più del 50% dei posti previsti in sede di atto di omologazione. Questo ha determinato ovviamente tutte le criticità, in particolare che hanno riguardato il settore delle scuole. Non voglio riprendere questa vicenda che ci ha visti anche molto polemici come conferenza delle regioni rispetto a un approccio un po' ideologico, ci è sembrato, sulla vicenda delle scuole, a prescindere, per citare un mio ben più autorevole e prestigioso conterraneo, a prescindere non si prescinde, a prescindere non si fanno le cose si fanno in maniera ragionata. Era stato istituito questo metodo originale, devo dire. Io stesso ero un po' perplesso, lo confesso, sul ruolo dei prefetti di coordinare dei tavoli di amministrazione attiva, no? Proiettati sulla programmazione e gestione di un fatto, no? Non è tanto nel DNA delle prefetture, almeno nella nuova versione delle prefetture. Eppure questi tavoli hanno funzionato, sono stati prodotti dei documenti importanti. Non si è fatto l'ultimo miglio, che la normativa prevedeva che poi si dovesse verificare se i due grandi soggetti contraenti degli accordi ai tavoli, cioè il mondo delle aziende di trasporto e il mondo della scuola, poi davano attuazione in concreto alle previsioni dei tavoli e dei documenti programmatici. Allora, noi abbiamo insistito che si facesse questo e sulla base di questo si valutasse anche con delle articolazioni territoriali ragionevoli. Abbiamo ipotizzato che la dimensione della provincia e a maggior ragione delle aree metropolitane e delle città metropolitane fosse la dimensione corretta per un'articolazione anche differenziata della ripresa delle attività scolastiche. Improvvisamente, a prescindere, questi tavoli sono stati posti sostanzialmente nel nulla e si è deciso di sparare un numero così. Allora, questo non va bene. Ora noi dobbiamo, e chiudo su questo, dico qualche cosa sulle questioni sul filosofare, diciamo, no? Adesso parlando del primum vivere. E allora occorre dare una messa a punto. Ci sono stanziamenti importanti per compensare le aziende dei mancati ricavi. C'è un tema che riguarda il 2021, perché le risorse attualmente dovrebbero essere congrue per il 2020. C'è un punto interrogativo sul 2021, ma poi Gibelli di Asta ed altri che vivono più direttamente il tema potranno essere più precisi di me. Quindi c'è questa vicenda. E venendo rapidamente ai temi più generali, non c'è dubbio che questa esperienza ci ha profondamente modificati.
ed è un'esperienza, non è di quelle che tu torni a prima, come veniva giustamente detto. Prima non c'è. Questa è un'esperienza che segna profondamente la nostra organizzazione mentale e fisica per i prossimi decenni. C'è anche una ondata salutare nella tragedia di milioni di morti, c'è un'ondata salutare che ci impone ad avere una maggiore attenzione al senso del limite che come comunità umana avevamo un po' smarrito, ritenendoci onnipotenti, privi di possibili limitazioni nelle nostre esternazioni, nelle nostre capacità. Questo senso di onnipotenza che ha pervaso la mia generazione e questa fase della storia credo che sia stato negativo, e questo richiamo a metterci un po' coi piedi per terra può essere un richiamo salutare. La mobilità è essenziale in questo non ritorno al passato, ma in questo nuovo scenario, per due ragioni. Prima, nel rapporto tra le persone e lo spazio. Noi avremo profonde modificazioni, ci si muoverà meno per ragioni di lavoro, per lo smart working, di più io mi auguro per ragioni di non lavoro, per ragioni che attengono alle altre attività, il che sarebbe un fatto positivo. E poi c'è il problema di accorciare le distanze territoriali. Io non riprendo qui perché non è la sede giusta. Polemiche che noi abbiamo avuto e grandi riserve che permangono sulla gestione di questo Next Generation EU. Permangono, dubbi di fondo. Non siamo contenti di come si è creato un rapporto tra il governo nazionale e il sistema delle autonomie locali, in particolare con le regioni, che sono un ente che ha funzioni di potestà concorrente riconosciuta dalla Costituzione. Noi non siamo un'associazione culturale, insomma, ricreativa. Noi siamo un organo costituzionale. E in materia di trasporti non puoi prescindere da una visione del governo del territorio. Allora, i porti non stanno in aria, i porti sono parte di un nodo logistico. Il ministro giustamente richiamava la interconnessione, ma la interconnessione la fai mettendo i porti in un sistema di reti su ferro, di reti su gomma, di mobilità. E come si fa a programmare da Roma questo? Come si fa? Chi è questo illuminato? Allora, salutando un'occasione straordinaria che riecheggia quello che fu il piano Marshall dell'immediato dopoguerra, ma il piano Marshall fu fatta una legislazione speciale, per quello che riguarda la mia terra fu fatta la Cassa del Mezzogiorno. La corrispondenza tra la straordinarietà di questa occasione e la straordinarietà degli strumenti non c'è ancora. Ci sono grandi punti interrogativi. Noi in Italia sapete che per fare un'opera oltre i 10 milioni di euro occorrono più di 10 anni, no? Non penso di rivelare un segreto. E dove andiamo? Vogliamo gestire il recovery plan con questa tempistica, con questo ritmo? È come pensare di andare a fare un valzer e pensare di fare i 100 metri alle Olimpiadi. Sono due attività fisiche un po' diverse. Allora, noi adesso abbiamo di fronte una fase di gestione, cercheremo di capire nel merito perché ci sta ancora una nebulosa, no? C'erano le sei missioni, i cluster, e poi ci sono gli interventi che hanno un nome e un cognome e hanno anche un domicilio, un indirizzo, una localizzazione fisica. Su questo c'è ancora molta confusione. E solo a base di questo, a valle di questo, si verificheranno alcune cose. Per esempio il mitico 40%, che per me è inaccettabile ed è sbagliato, di risorse al mezzogiorno. I parametri europei dicono altri. Però non è questa la sede. Noi, e chiudo, scusatemi se forse ho approfittato di più tempo di quello che era previsto,
a mia disposizione. Noi come sistema delle regioni siamo pienamente consapevoli che si apre una stagione nuova. Le parole del ministro io le sottoscrivo. Sostenibilità, interconnessione come assi portanti di questa visione e digitalizzazione. Cioè, tre temi che sembravano fino a poco tempo fa appartenenti a campi diversi, scopriamo che invece sono tre temi che assolutamente sono interconnessi tra loro. Il tema del biocarburante, delle energie alternative, delle energie sostenibili. E qui c'è tutto un capitolo che riguarda l'economia circolare, ma qui boh, ci vuole, tu hai una visione o fai quelli che io chiamo i piani spillatrice, cioè si pigliano le cose di ogni ministero, si piglia quelle spillatrice grandi, quelle con la manica, si fa un programma. Non è un programma, non funziona così. Allora qui sarebbe una visione stratosferica da portare avanti, interconnettendo l'uso di energie da fonti rinnovabili, le biomasse, il ciclo dei rifiuti, gli sfalci da potatura, la creazione del biometano e il sistema della mobilità. Un capitolo straordinario che io non vedo, o perlomeno vedo accennato come istinta ispirazione, ma qui abbiamo bisogno di fare progetti, diciamo, concreti, con risorse, con scelte e anche con governance, che questo è un altro tema che è rimasto completamente nell'oblio. La governance, chi è che comanda tutta questa vicenda e come si gestisce? E poi, da ultimo davvero, la carta dei servizi. Io sono d'accordo quello che avete detto, cioè la mobilità è un servizio pubblico e si definisce servizio pubblico un servizio che deve essere fruito dal pubblico, direbbe anche un altro mio conterraneo meno prestigioso di quello che ho citato prima in modo indiretto. Un servizio pubblico è rivolto al pubblico e il pubblico deve dire la sua in qualche modo. Noi degli strumenti non populisti, demagogici, ma degli strumenti efficaci per avere un'interazione tra gestione del servizio, sua programmazione e fruitori del servizio, li dobbiamo mettere in campo. È un dovere questo. Noi spesso abbiamo avuto con le associazioni, diciamo, di tutela degli interessi diffusi, anche come conferenze delle regioni, come commissione trasporti che io coordino, delle esperienze positive. Tutta la vicenda dei titoli di viaggio, del rinnovo dei titoli di viaggio, del mancato utilizzo di viaggio, il tema delle tariffe differenziate tra le diverse modalità di trasporto, modalità non sempre il trasporto ferroviario, ma interregionale. Abbiamo avuto delle esperienze positive. Io credo che su questa norma del 2008, un po' desueta, vada resuscitata e rilanciata. Ma lo dico non per una forma di, come dire, di captatio benevolenze rituale, perché non sono assolutamente, è un dovere, un servizio pubblico va gestito e nessuno più di quello che lo utilizza può sapere quali sono i pregi e i difetti di questo servizio. Quindi su questo dobbiamo fare uno sforzo per rendere concreta questa collaborazione. Grazie. Bene, grazie mille, buona vita. È innegabile che, insomma, un'ottica di rete e lo snellimento burocratico sono centrali per traguardare gli obiettivi PNRR entro il 2026. Ecco, lei ha menzionato anche l'annoso tema della riduzione di capacità per i mezzi di trasporto pubblico, naturalmente elemento di grande criticità per le aziende, ma che in un'ottica di sistema può funzionare solo se combinato con una revisione generale degli orari della città. Tempo fa al centro di tavoli prefettizi. Ecco, dalle regioni stringiamo sulle città con Marco Granelli, assessore alla mobilità e lavori pubblici del Comune di Milano, e rimaniamo appunto su questo tema degli orari delle città che sono state messe sotto enorme pressione in questo anno di pandemia. È stato anche un momento però per ripensare appunto all'organizzazione generale della città stessa. Milano è un osservatorio straordinario sotto questo punto di vista. Ecco, trovo estremamente affascinante questo tema del cambio dell'orario delle città. Le chiedo appunto se è solo capitolo di dibattito fino a se stesso, se è davvero possibile affrontarlo
nella sua concretezza, partendo naturalmente da quello che è stato fatto in merito a Milano. Prego, Ernelli. Sì, grazie. Ringrazio e partecipo appunto a nome di ANCI, in quanto il Presidente non può essere presente, perché appunto sicuramente porterò la mia esperienza di Milano. Poi comunque tra le città, devo dire, in ANCI abbiamo ottenuto un coordinamento, soprattutto tra le aree urbane più densamente popolate, proprio perché, come diceva lei giustamente, in questi mesi, in questo anno, il tema del trasporto pubblico nelle aree urbane è stato messo sotto forte pressione. C'è questo vincolo del 50%, che da una parte è giusto, perché dobbiamo essere prudenti nel contagio e dobbiamo dare un messaggio ai cittadini di un trasporto pubblico sicuro, e qui c'è l'impegno di tutti per fare questo, delle aziende, delle istituzioni, perché i luoghi del trasporto pubblico siano vissuti, siano realmente, siano percepiti come sicuri, quindi con i presidi, le mascherine, con le disinfezioni, con la pulizia, con un corretto utilizzo, distanziamento, ma anche presenza, ricambio d'aria, tutto, insomma, quelle cose che gli esperti, chi si occupa di questi temi, ci dice che sono le migliori e abbiamo bisogno. E quindi lo chiedo con forza, come città, lavoriamo su questi temi. Abbiamo bisogno di una comunità scientifica che ci aiuti a lavorare per dire come e quali pratiche mettere in atto perché il trasporto pubblico sia sempre più sicuro. Perché questo lo dobbiamo ai cittadini, e nello stesso tempo dobbiamo evitare che il messaggio che poi passi è, visto il rischio di contagio, non usiamo il mezzo pubblico, perché poi già oggi nelle città abbiamo visto che il traffico è pari se non superiore a quello del 2019, e non dati di percezione, dati reali, misurati, perché chiaramente la paura del contagio ha spostato questo. E se nelle città l'utilizzo del trasporto pubblico attualmente nell'ordine appunto del 40-45% rispetto a prima, nei prossimi mesi, se dobbiamo soddisfare da una parte il rientro a scuola giusto e la necessità di mobilità per riprendere le attività economiche, la voglia anche di socialità dei cittadini, sempre con la prudenza che ci deve caratterizzare, non ci staremo. Quindi dobbiamo lavorare su questo. Le politiche, però, appunto, uno strumento che abbiamo visto è quello delle politiche degli orari. E cioè, noi sappiamo che oggi abbiamo un trasporto pubblico che comunque si articola secondo anche gli orari di punta, di morbida, è duttile, però può essere duttile fino a un certo punto, soprattutto quando poi abbiamo anche trasporto pubblico con infrastrutture pesanti come metropolitane, treni, metrotranvie, in cui la duttilità esiste ma non può essere eccessiva. E quindi noi dobbiamo fare in modo che sempre di più la capacità di trasporto sia utilizzata al meglio, non sia utilizzata solo in qualche momento di punta, picchi molto elevati e molto stretti. Noi nelle città abbiamo tra le 8 e le 9, in qualche caso ancora più stretto, momenti in cui abbiamo un utilizzo molto elevato, e momenti in cui già dopo le 9 o dopo le 10 o prima delle 7 e mezza, le 7 eccetera, abbiamo momenti di utilizzo molto basso durante la giornata. Quindi noi abbiamo provato a lavorare e abbiamo chiesto ai tavoli prefettizi di fare, laddove è possibile, ordinanze, fare rapporti con i soggetti, le categorie, i rappresentanti di chi poi si muove per lavoro, delle aziende, delle imprese, degli enti, anche degli enti pubblici, per capire bene quanto remote working si fa e quanto riusciamo a differenziare la fascia di ingresso. E anche le scuole, abbiamo lavorato per cercare tutti gli ampliamenti, i nuovi ingressi, di diversificare di fuori di questo orario. Qualcosa è cambiato, devo dire,
però abbiamo bisogno su questo di fare molto e servono almeno due operazioni. Una è quella di, come diceva giustamente il ministro, di lavorare bene con i mobility manager di area e i mobility manager delle aziende, perché non dobbiamo lasciare al caso il come ci si muove, e il lavoratore deve essere aiutato anche dagli orari delle aziende, dalla flessibilità, da come si organizza. E questo vale sia per le grandi realtà che per cui è più facile, ma anche per le piccole attività, che non vuol dire non far funzionare le attività commerciali o lavorative, gli studi, eccetera, ma riuscire a renderli compatibili con la città, perché se non facciamo questo poi non possiamo riaprire. E l'altro aspetto, lo dico volentieri oggi, è lavorare con i cittadini, e cioè fare in modo che i cittadini siano consapevoli di questo. Serve un patto. Noi tutti vogliamo muoverci meglio, vogliamo però essere prudenti che questo non porti contagio, vogliamo che i nostri giovani frequentino la scuola. Bene, allora le città, le regioni, il governo e le imprese e le aziende cercano di potenziare al massimo. È stato potenziato l'impossibile in questi mesi, e noi tutti cerchiamo di farlo di più, di andare a capire se da dove ci sono ancora dei piccoli spazi, ma lo dico, siamo ormai risicati su questo. Il sistema ha messo in campo tutto il possibile, anche utilizzando mezzi di terzi, di NCC, mezzi di Gran Turismo, insomma, chi non sta lavorando per metterlo nel sistema del trasporto pubblico. Abbiamo fatto, grazie a delle scelte anche del governo, al fondo sui taxi, abbiamo messo buoni taxi per riuscire, e c'è proprio un emendamento in questi giorni in discussione al Senato che dovrebbe permettere di utilizzare il buono taxi dello sconto del 50% non solo ad alcune categorie, ma nell'ora di punta a tutti. Abbiamo un fondo che è di circa 50 milioni di euro per questa cosa. Usiamolo bene, e noi abbiamo chiesto ai parlamentari di dire: ma se l'ora di punto è quella più critica, in questo orario, se qualcuno può prendere il taxi con alcune azioni di favor, facciamolo, perché aiuta a sgravare. Ecco, però dicevo, ho bisogno dei cittadini in questo patto, quindi che sappiano che noi, istituzioni, aziende, ci stiamo mettendo il massimo, e pungolatevi dove questo non riusciamo a farlo, e ben venga, ma noi stiamo mettendo in campo il massimo, però chiediamo anche ai cittadini di aiutarci. Se uno può prendere l'autobus o la metropolitana o il tram prima delle 8, lo faccia, cerchi di farlo. Se lo può fare dopo le 9, cerchi di farlo, perché se andiamo tutti tra le 8 e le 9, il sistema non regge, lo dico con molta chiarezza. Quindi aiutateci in questo, proprio per far passare, e noi cercheremo e stiamo cercando di fare il più possibile sinergia con i mobility, con i mobility manager, con i sistemi. E poi dobbiamo anche come città fare un'altra diversificazione. La diversificazione degli orari è fondamentale, dobbiamo fare la diversificazione delle mobilità, delle modalità di trasporto. Dobbiamo riuscire a fare, ad esempio, a far sì che lo spostamento sul privato sia anche attraverso, ad esempio, l'uso della bicicletta. E questi sono comportamenti che ognuno di noi, i cittadini, possono fare. Ma anche qui dobbiamo fare in modo che i cittadini siano consapevoli. Le città, grazie a investimenti, a scelte proprie, a investimenti del governo, alla modifica del codice della strada che abbiamo fatto a settembre, che il Parlamento ha fatto a settembre, grazie a una pressione congiunta delle città e delle associazioni, abbiamo realizzato qualche migliaia in più di chilometri di percorsi ciclabili in un anno. Una cosa mai vista. E i cittadini le stanno utilizzando. Nelle città c'è stato in questi mesi un raddoppio dell'utilizzo della bicicletta. Questo è molto importante. Io lo dico, vi do un dato di Milano. Su uno degli assi principali di Milano, Viale Monza e Buenos Aires, quello che porta in città
da Sesto San Giovanni fino a Duomo in San Babila, in questi mesi, grazie alle scelte che abbiamo fatto e grazie ai cittadini, i ciclisti sono raddoppiati. Oggi su 100 veicoli che sono su quella strada, le auto sono solo il 55%, il 20% sono moto e il 25% sono biciclette. Questo è un aspetto importante se vogliamo che il sistema della mobilità regga. E quindi diversificazione RAI, diversificazione delle modalità, e chiudo dicendo, certo, lo diceva il Ministro, le infrastrutture servono e dobbiamo continuare i piani delle infrastrutture, dobbiamo fare in modo che con i soldi del recovery e con gli investimenti presso il Ministero continuano ad esserci quei fondi necessari per fare maggiori chilometri di metrotranvie, di metropolitane, di tram in sede propria, di hub di interscambio, con i parcheggi di interscambio ai confini della città per riuscire a interscambiare chi viene dai territori meno densi delle aree metropolitane. Quindi questo aspetto è importante e su questo serve anche modalità che ci permettono di lavorare più in fretta. Giustamente prima l'assessore Bonavitacola diceva per fare la metropolitana ci vogliono 10 anni, i tempi sono questi. Certo, noi però dobbiamo riuscire, e chi lavora sul territorio, come appunto gli assessori regionali, gli assessori delle città, lo sanno bene, i tempi con cui si fanno i lavori, nel rispetto di tutte le normative, le norme anticorruzione, tutte le attenzioni dobbiamo fare, eccetera, però dobbiamo riuscire ad avere tempi di realizzazione più europei, permettetemi questo richiamo, perché altrimenti noi non riusciremo a cambiare. E guardate che questo è fondamentale per vincere il virus, ma anche per vincere la vera sfida che sta qui dietro, che è quella dell'ambiente, del contrasto al cambiamento climatico, su cui questi temi sono fondamentali. Queste sono un po' le scelte che stiamo facendo e quello che stiamo chiedendo alle istituzioni, e forse dobbiamo impegnarci di più per avere maggiore consapevolezza con i cittadini, perché solo insieme possiamo cambiare questo sistema, cittadini, istituzioni, aziende. Grazie. Grazie all'assessore Granelli. Ecco, le idee, i progetti, insomma, non mancano. Sullo sfondo il tema sempre quello poi del contrasto al cambiamento climatico e della costruzione di un sistema di città più sostenibile. Lei ha menzionato all'inizio del suo intervento il tema della sicurezza del trasporto pubblico. Qui si incrociano due piani, sicurezza in termini di oggettiva sicurezza, ma sicurezza anche in termini di percezione della sicurezza stessa. Due piani, due aspetti che molto spesso non coincidono. Ecco, Andrea Gibelli, presidente ASTRA, che è l'associazione datoriale delle aziende di trasporto pubblico locale. Trasporto pubblico e sicurezza sono stati due elementi innegabilmente molto attenzionati nell'ultimo periodo, e un certo sensazionalismo mediatico sicuramente non ha giovato a consolidare il rapporto tra trasporto pubblico e cittadini. Da dove ripartire per costruire, per ricostruire una fiducia che si traduca poi in meno congestione, in un ambiente urbano più vivibile? Prego, Gibelli. In realtà quella diffidenza nei confronti dei mezzi pubblici è stata indotta dal sensazionalismo. Se si guardano le indicazioni che abbiamo ricevuto e che abbiamo applicato, si dimostra che la quota dell'80% ridotta a settembre per ragioni politiche a 50% per i mancati attivazioni dei tavoli prefittizi che sono sopraggiunti solo nel mese di ottobre, in modo da contenere e coordinare l'autonomia scolastica in un contesto pandemico, hanno poi riportato l'asticella dentro un parametro di mobilità accettabile. Quindi il primo dato è un abbassamento della quota di carico che è stato interpretato dai cittadini come
un livello in qualche modo non accettabile in termini di sicurezza. In realtà era legato a una diversa impostazione che esigeva la scuola in presenza e dall'altra parte l'impossibilità di aggiungere mezzi laddove questi mezzi non erano sostituibili con altri, come ad esempio nelle grandi aree metropolitane, dove i mezzi come le metropolitane stesse non possono essere sostituiti con i mezzi di superficie, lo capisce anche un bambino, ma questo è un tema che ci trasciniamo da anni, da ormai da qualche mese. Vorrei fare una precisazione. Le indicazioni di carico al 50% oggi ci dicono che possiamo portare persone rispetto alla capacità omologata, tradotto in 3 persone circa a metro quadrato. Questo si traduce poi nel percepito del viaggio, che è un percepito del viaggio non in sicurezza. Cerchiamo noi come aziende, abbiamo bisogno delle istituzioni che lo dicano, che viaggiare in metro quadrato si viaggia in sicurezza, perché il comitato tecnico scientifico e i dati che ci hanno trasmesso sono questi, non li abbiamo variati. Quindi c'è da fare un'operazione verità, e un'operazione verità che deve in qualche modo rassicurare il cittadino in questi termini. Un anno fa, all'avvio della pandemia, il perimetro della salute, diciamo, era all'interno di un percorso di incertezza altissimo. Non si conosceva il perimetro di cura, non c'erano i vaccini. Quindi anche noi come aziende, facendo trasporto pubblico locale e non i medici, eravamo al buio come tutti gli altri. Cosa è accaduto? Che a distanza di un anno le cose sono cambiate, si parla di tecnologie che consentono innanzitutto di rispettare la quota del 50%, anche se come Astra, in coincidenza con la riapertura delle scuole, abbiamo chiesto almeno l'80% come coerente misura di carico rispetto alle esigenze di mobilità. Ma per ritornare alle tecnologie, molte hanno adottato giustamente dei contapersone in modo da rispettare la quota del 50%, che ripeto è 3 persone circa metro quadro. Sul mezzo pubblico si continua a parlare del metro di distanza da un anno. Questo genera confusione sui mezzi in movimento. Il metro non esiste, non può esistere. I comportamenti dei cittadini tra la salita e la discesa alle pensiline, alle fermate delle stazioni, degli autobus, il metro non lo possono rispettare. C'è questa quota del 50%, punto. Quindi va fatta una seconda operazione di verità. Torno alle tecnologie. A distanza di un anno abbiamo iniziato ad utilizzare dei solventi per la pulizia dei mezzi, che viene fatto quotidianamente. Sono stati usati delle tecnologie legate alle puliture dei raggi ultravioletti, che hanno dimostrato una capacità di pulizia mediamente di una giornata. Sono state sperimentate dei costi elevati, questo va sottolineato, tecnologie molto avanzate, ad esempio nebulizzazione a ioni d'argento che consentono la pulizia del mezzo fino a una settimana. Queste cose poco vengono raccontate, queste sono state adottate da alcune aziende, ma che cosa ci dicono? Che l'evoluzione delle tecnologie in termini di salubrità dei mezzi hanno avuto una evoluzione. Si può aggiungere ad esempio delle pellicole, si stanno sperimentando pellicole adesive che consentono il controllo, diciamo, in sicurezza del virus. Torno al sensazionalismo. È stata presentata giustamente un'indagine condotta dai NAS che hanno dimostrato che i mezzi sono in sicurezza, percentualmente in sicurezza. Pretendere lo zero assoluto nei mezzi pubblici vorrebbe dire che il virus non esiste.
e questo non è accettabile. Qui c'è l'assessore Granelli e l'assessore Granelli mi è testimone che i NAS hanno dimostrato che su ATM 3 Nord è zero il contagio. E questo diciamolo però. Ci sono delle realtà dove in alcuni momenti della giornata sono stati rilevati delle tracce di Covid, ma in alcuni momenti della giornata non vuol dire niente, perché non si sa se è contagioso, qual è la percentuale di contagio, cosa questo impatta sulla salute delle persone. I dati statistici ci dicono che sono mezzi in sicurezza, quindi sono mezzi che possono circolare anche oltre la quota del 50% a distanza di un anno. Queste cose però dobbiamo dircele, perché anche ieri ho partecipato ad alcune trasmissioni televisive dove, mentre raccontavo queste cose, si facevano vedere immagini di mezzi affollati, ma metà di quelle immagini rispettavano le norme di legge, che voleva dire 3 persone a metro quadrato. Alcuni erano molto affollati, erano immagini di repertorio, non della giornata di lunedì. I mezzi particolarmente affollati con immagini di repertorio riguardano statisticamente, a settembre dell'anno scorso, il 2% del servizio. Allora, questa cosa non è accettabile. Capisco chi, come mi è stato raccontato, sempre da alcuni giornalisti, che per ovvi motivi comunicativi semplificano, citavano alcune realtà dove i nostri concittadini hanno deciso di usare i mezzi privati, e quindi a mezzi a combustione interna, per evitare di usare i mezzi pubblici. Cos'è accaduto? Una maggiore congestione delle nostre città. Dove sta la soluzione? Sta nell'informazione corretta, sta nel tavoli prefittizi che devono continuare a lavorare, sta nell'uso di tecnologie che informano maggiormente i cittadini sullo stato di carico dei mezzi, per poter scegliere mezzi ovviamente che rispettano le norme che sono indicate, e un dibattito, dato che questi 50-45 giorni di scuola ci devono aiutare a definire un percorso da settembre che ci porti a ragionare in termini di sicurezza con tutti gli accorgimenti che ho indicato. E questo comporterà differenziazioni di orario per quanto riguarda la scuola, una visione strutturale dello smart working, quindi verso una nuova mobilità che tenga conto non più di orari di morbida e di orari di picco interpretati in maniera prepandemica, ma attraverso l'uso delle tecnologie ad un modello di una mobilità più diffusa e rarefatta dentro il concetto concreto di tempi della città. Quello che rifiuto in radice è la messa sull'altare delle responsabilità i mezzi pubblici come strumento di veicolo del contagio, perché questa cosa non c'è. Tra l'altro, un altro dato dimostra, perché abbiamo 125.000 addetti alla guida dei mezzi, che sono stati contagiati con una media inferiore al 50% rispetto alla media giornaliera dei bollettini a contagio. Quindi vuol dire che in qualche modo l'uso della mascherina, un distanziamento ragionevole dovuta alla percentuale di carico, le sanificazioni fatte ovviamente in condizioni legate al servizio, perché c'è in giro anche l'idea un po', permettetemi il termine, concludo, ottimistica, di fare 2 sanificazioni al giorno. Non servono e non si possono fare. Allora, non servono perché le tecnologie oggi dimostrano esattamente il contrario. Non si possono fare perché la sanificazione va fatta quando non c'è in corso il servizio, perché tutti i mezzi sono fuori
temperare al contratto pubblico con le limitazioni che sono state indicate. Quindi vengono fatte di notte e tendenzialmente nel medesimo luogo. Non si può fermare un mezzo durante la giornata e sanificarlo. Vengono fatti in deposito durante le ore di ferma, che sono di notte. Quindi diamo informazioni corrette e la gente tornerà ad usare i mezzi pubblici. Chiudo con una, come dire, non un'indicazione da confronto, ma semplicemente da alcuni dati scientifici che emergono da alcuni studi e che hanno portato delle indicazioni in Francia, in Germania, in Spagna, ad esempio sulle modalità di propagazione del virus, che è legato ai comportamenti. Ad esempio, studi hanno dimostrato che nelle carrozze del silenzio, nell'alta velocità, il contagio è zero rispetto alla possibilità di usare il cellulare e la conversazione a bordo, perché ovviamente è la voce, la quantità di fiato, permettetemi questo termine non scientifico, che propaga l'ossigeno. Anche alzare la voce vuol dire propagare il contagio. Invitare la gente a non usare il cellulare sul TPL vuol dire portare a un grado inferiore la capacità di contagio attraverso un comportamento di natura empirica. Queste cose le diciamo perché corrispondono a delle indicazioni di tipo comportamentale, che questo può essere un modo che si incrocia con le vaccinazioni e che se si raggiungerà rispetto alle previsioni di vaccinazione tra il mese di luglio e settembre alla cosiddetta immunità di gregge, il mezzo pubblico può tornare a riportare almeno l'80% delle persone come era nell'estate scorsa in condizioni emotive di sicurezza. Grazie. Grazie mille Gibelli, ci conferma appunto che il tema sicurezza in questo punto scivola in quello della comunicazione. D'altronde un recente studio americano divulgato proprio qualche giorno fa, molto ripreso dai giornali, ha dato come evidenza che appena un caso su 10.000 di Covid deriva proprio da contatto con superfici dove è presente traccia del virus. Le superfici le superfici sono sanificate, il ricambio d'aria, ad esempio nei centri urbani, con l'apertura delle porte, ogni 2 minuti porta al ricambio d'aria di almeno un terzo dell'aria a bordo. Siamo in una stagione dove c'è anche una maggior capacità di ricambio d'aria dovuto ai filtri, quindi diamo informazioni, questo lo devono fare i ministri, gli assessori ai trasporti, gli assessori comunali alla mobilità, di dare certezze su queste evidenze scientifiche. Benissimo, ecco, infatti i problemi registrati in questo senso dall'ASA sono i medesimi che poi si registrano sul ferro, quindi abbiamo con noi Sabrina De Filippis, che è direttrice della divisione passeggeri regionale Trenitalia. Ora, il trasporto regionale evidentemente è un pilastro imprescindibile del comparto, si è parlato già di integrazione modale, necessario che le sedi forze diano risposte immediate. Focalizziamoci appunto sul regionale, è capitato a tutti che passando magari da una freccia a un regionale sembra di passare non solo da un piano all'altro, da una stazione o da un treno all'altro, ma proprio di cambiare paese, di cambiare contesto. Naturalmente non è sempre così. In ogni caso, ecco, il segmento dei treni regionali è stato impattato in maniera durissima dal Covid. Quindi la prima cosa che le chiederà appunto come rilanciare la domanda. Il secondo tema che le porrà è quello della asimmetria nord-sud. Ecco, quali sono i vostri programmi, le vostre strategie a riguardo? Prego. Buongiorno a tutti e grazie a Consumer Forum e Sergio Veroli per questo importante momento che ci vede ovviamente a confrontarci su temi sicuramente molto importanti ma soprattutto fondamentali per il futuro.
Allora, io rappresento il trasporto regionale di Trenitalia, che è un trasporto molto capillare. Noi garantiamo 6.900 collegamenti al giorno e nell'era pre-Covid avevamo raggiunto 1.600.000 passeggeri al giorno, con una grande crescita tra il 2019 e il 2018 di ben 11 milioni all'anno e in particolare un raddoppio dei passeggeri in tutte le aree metropolitane dal 2019 verso il 2018. I nostri clienti erano un 70% di lavoratori e studenti, in particolare la quota degli studenti rappresentava circa il 30%, di cui il 22% erano studenti universitari. Mi sentite? Ok, erano studenti universitari, il 30% erano clienti che si muovevano con il nostro treno per motivi di svago e turismo. Quindi eravamo veramente in un momento topico dove riuscivamo a garantire veramente una mobilità sistemica in tutto il paese. Con la pandemia mondiale abbiamo avuto un vero e proprio tsunami. Ricordo ancora la drastica riduzione di quelli che è stato dei nostri servizi giornalieri. Ci è stato chiesto di arrivare al 30% di offerta, quindi circa 2.000 collegamenti al giorno, soprattutto per garantire quelli che erano gli spostamenti essenziali. Da 1.600.000 nei mesi di marzo e aprile siamo scesi a 200.000 viaggiatori al giorno. Poi, a mano che le misure restrittive si sono allentate, abbiamo ricominciato ad offrire più collegamenti, le persone hanno ricominciato a utilizzare i nostri treni, siamo arrivati alla fine del 2020 con circa il 50% dei viaggiatori rispetto al pre-Covid. Ora dobbiamo dire che questo 2021 non si presenta assolutamente diverso rispetto a quello che è stato il 2020, però per esempio anche nel periodo estivo del 2020 noi siamo riusciti ad essere dei protagonisti essenziali e fondamentali anche per sostenere il turismo di prossimità, tant'è vero che abbiamo raggiunto nei mesi di luglio ed agosto l'80% della domanda pre-Covid. Ora, oggi che siamo nel pieno dell'era Covid, che cosa ci stiamo osservando? Intanto abbiamo una domanda abbastanza, io la definirei bizzarra, nel senso che i consueti bacini di domanda e quindi quello che si svolgeva in ciascun bacino non è uguale. Ci sono degli aumenti in alcune realtà rispetto a quelli che erano i movimenti usuali, e in altri invece si è abbassata moltissimo. Quindi stiamo in questo momento analizzando nel dettaglio questa diversa modalità, però abbiamo anche osservato che ovviamente con lo smart working e gli studenti in DAD il numero dei viaggi a settimana, il cui il 55% era fatto per oltre tre viaggi a settimana, oggi è sceso drasticamente ad uno o due viaggi e ovviamente anche gli studenti hanno questa forte riduzione, ma quello sempre che abbiamo osservato in tutto questo periodo è che l'auspicata distribuzione della domanda non nei picchi di pendolarismo comunque non si attenua. Anche ieri con la prima ripresa di nuovo di un aumento della presenza a scuola abbiamo visto che nell'ora di punta e quindi alle 8 del mattino abbiamo registrato rispetto alla settimana precedente un 20% in più di domanda e poi nel resto della giornata è stata più distribuita. La notizia sicuramente positiva per noi del trasporto regionale è il fatto che da un'indagine le persone che hanno scelto il treno per lavoro sono comunque aumentate di circa il 5%. Quali sono stati i pilastri fondamentali per affrontare questo momento? Intanto sicuramente come tutte le aziende di trasporto abbiamo messo al centro la sicurezza delle persone,
sia quei nostri viaggiatori sia i dipendenti, lo abbiamo fatto con delle sanificazioni, seguendo pedissequamente quelli che sono le regole, le norme che sono state di volta in volta emanate dalle disposizioni governative. Abbiamo introdotto dei sistemi di sanificazione innovativi, abbiamo applicato le linee guida dei vari DPCM e abbiamo ovviamente realizzato tutta quella che era la la cartellonistica per la distribuzione dei flussi. Abbiamo messo su 140 chilometri di nastro calpestabile, 10.000 dispenser di gel igienizzante, adesso anche sanificante, abbiamo messo una marea di adesivi con le regole. Ora, tutto questo è stato poi supportato anche da una sorta di flessibilità della domanda di trasporto, perché ovviamente abbiamo cercato di mettere convogli con più posti offerti laddove appunto ogni volta la domanda si presentava un pochino più accentuata rispetto anche e soprattutto al famoso coefficiente di riempimento del quale parlava anche Andrea Gibelli. E una flessibilità dell'offerta che però, come diceva anche il dottor Granelli, ovviamente trova il limite nella non duttilità di quelle che sono le nostre infrastrutture. Abbiamo messo su anche dei modelli di pricing un pochino più differenziati proprio per cercare, attraverso nuove tipologie di biglietto, di andare incontro alla frequenza di viaggi diversi che ogni persona fa sul trasporto, sul nostro trasporto. Ora, che cosa succederà? Sicuramente la domanda di mobilità cambierà nella quantità, ovviamente, nel momento in cui ci saranno gli smart worker, perché come noi sappiamo rappresentano circa il 30% del totale dei lavoratori, e di questi sicuramente la quota che mancherà a noi sarà circa del 15%. È una mobilità che deve essere riconquistata per la parte soprattutto di svago e quindi di tempo libero, e quindi di portare le persone a bordo dei nostri treni anche in numero superiore, conquistando nuovi viaggiatori, nuovi target. Sicuramente è una qualità di viaggiatore che è più digitale, che cercherà sicuramente più posti e meno frequenza dei treni, e soprattutto che ha bisogno, come è un tema che è stato ripreso più volte durante la mattinata, di un'integrazione forte con tutti i sistemi di mobilità dolce, di micromobilità, che ovviamente, e con tutti gli altri sistemi, nel nostro caso bus e anche metropolitane, per creare quella sinergia sistemica che potrà fare la differenza per la qualità del nostro futuro e la riconquista della domanda. Noi siamo, ovviamente, dal punto di vista della qualità dei servizi, siamo nel pieno della rivoluzione. Ora Riccardo diceva che a volte scendere da un treno Freccia e andare a un treno regionale sembrava di passare da un mondo all'altro. Ora devo dire, il must fondamentale della rivoluzione del trasporto regionale è stato proprio, insieme alle regioni committenti dei servizi, di far sì che ci fosse un grosso investimento in treni nuovi. È iniziato appunto l'arrivo dei nuovi treni è iniziato nel 2018-2019, si tratta di oltre 600 nuovi treni costruiti al 97% con materiale riciclabile, un consumo di energia del 30% in meno. Di questi 600 treni nuovi, che posso assicurare stanno aumentando notevolmente la qualità percepita dal cliente proprio sui nostri treni, che in queste ultime rilevazioni di customer satisfaction ha superato il 90% di gradimento, sono dei treni con caratteristiche uguali dal nord al sud del paese, e quindi quel divario che si è percepito, magari c'è stato in altre ere, in altre epoche,
proprio con gli investimenti forti dei committenti delle regioni, con l'aiuto di contratti di servizio di lunga durata, ovviamente sottoscritti nell'ambito delle regole di sistema e delle norme, hanno fatto sì che appunto molte regioni, nelle regioni del sud, noi abbiamo grandi investimenti, arriveranno oltre 40 treni nuovi in Campania, arriveranno circa 45-50 treni nuovi in Sicilia, circa 30 treni nuovi in Calabria, 45 treni nuovi in Puglia. Quindi questo divario sulla qualità dei treni, la qualità appunto del servizio regionale ferroviario è uguale, sarà uguale da nord a sud del paese. Sono treni che sono estremamente compatibili con tutti quegli investimenti infrastrutturali che sono anche previsti nel recovery plan. Ovviamente a tutto il materiale nuovo noi dobbiamo assolutamente affiancare tanta innovazione in tutti i processi che riguardano appunto il processo di viaggio, cioè la customer experience del nostro cliente. Dobbiamo investire, stiamo investendo molto sulle piattaforme digitali proprio per connettere le diverse modalità di trasporto che deve essere appunto un all'interno di un sistema altamente integrato. Abbiamo in mente appunto tutto un sistema fortemente incentrato su un sistema di trasporti in grado di creare valore condiviso e soprattutto un sistema di trasporti sostenibile sia dal punto di vista sociale che ambientale. Ora volevo chiudere con una serie di parole chiave che io mi porto a casa per questo futuro e che sono emerse finora. Affrontare il sistema dei trasporti in futuro, nel futuro abbiamo tanto da fare, tanto da recuperare, lo dobbiamo fare insieme. Significa noi imprese di trasporto, tutte insieme, sicuramente le istituzioni committenti, le istituzioni che regolano ovviamente la pianificazione dei servizi negli ambiti metropolitani, sicuramente le associazioni dei consumatori. Io ho avuto il gran piacere di incontrare le associazioni dei consumatori in questo periodo pandemico, ogni volta che c'è stato uno step di riapertura o comunque di diminuzione delle misure restrittive, e questo ha consentito ad entrambi le parti di creare dei momenti costruttivi di miglioramento. Mi porto a casa la parola chiave del Ministro, l'interconnessione dei sistemi. Questo sarà veramente il nostro futuro. La security sanitaria, è stato detto molto bene, è un anno e due mesi che i trasporti pubblici vengono visti come il grande veicolo di contagio. Non è così, non lo diciamo noi che gestiamo questi servizi da 14 mesi ininterrottamente, ma lo dicono i fatti, lo dicono le indagini, lo dicono gli stessi NAS, che appunto non hanno trovato in Trenitalia regionale nessun tipo di situazione negativa da poter contestare, ma anche laddove sono stati trovati, rispetto alla numerosità dei collegamenti che garantiamo ogni giorno, è veramente il nulla. Ci portiamo a casa la parola tecnologie globali, perché senza le innovazioni tecnologiche non riusciremo ad affrontare in maniera incisiva questo futuro. Ci portiamo a casa sicuramente una cosa più importante di tutti. Abbiamo, imprese di trasporto, sicuramente la necessità di essere supportati da tempi di lavoro e di studio delle città che devono far assolutamente abbassare la curva di utilizzo dei trasporti nei picchi della giornata. Dobbiamo immaginare un sistema di mobilità totalmente diverso, e soltanto così potremo fare la differenza e soprattutto portare a livello sistemico alto un sistema di mobilità che va assolutamente recuperato. Io
Vi ringrazio e continuo ad ascoltare con molto interesse anche gli altri interventi. Veramente un dibattito molto attuale, ma sicuramente molto importante per tutti noi che lavoriamo in questo settore veramente in maniera non soltanto nel periodo pre-Covid, ma anche in questo duro momento di pandemia mondiale. Grazie a tutti. Ecco, grazie alla dottoressa De Filippis. Appunto, naturalmente la sensazione di passaggio di mondo tra avvio regionale è un po' una metafora, non è sempre così, naturalmente ci auguriamo poi che sono da degli investimenti che ci ha dettagliato lo sia sempre di meno. Appunto, io colgo l'occasione per ringraziare a mia volta che è intervenuto finora, anche per il rispetto dei tempi degli interventi, o mantenendo slot di circa 8 minuti rischiamo addirittura di finire in perfetto orario. In questo appuntamento stiamo cercando di immaginare, appunto, come recita il titolo, la forma, il profilo della mobilità post pandemia. Ora, tra le parole che mi porto a casa anch'io finora, facendo eco a quanto diceva dottoressa De Filippis, c'è cambio di paradigma sicuramente, abbiamo per assodato che ci sia un cambio di paradigma. Ora c'è da capire quanto questo cambio di paradigma potrà essere rivoluzionario. Fabio Bassan è professore ordinario di diritto dell'Unione Europea all'Università di Roma 3 ed è firma del libro Potere dell'algoritmo e resistenza dei mercati in Italia, la sovranità perduta sui servizi. Ecco, un volume in cui sottotraccia c'è questa domanda: cosa accadrebbe se un'impresa specializzata nella gestione dei dati offrisse in Italia servizi bancari, assicurativi, finanziari, nelle comunicazioni, energia e nei trasporti? Professore, le grandi piattaforme Google, Amazon, Facebook possono o potranno davvero sostituirsi ai soggetti classici di questo settore? Il tema è molto affascinante, prego. Grazie, anch'io cercherò di essere nei tempi, perché questo lavoro che lei ha citato è frutto di un'attività che annualmente svolgiamo con Consumers Forum, e in cui abbiamo sostenuto delle tesi che sono state outsider per molti anni e oggi improvvisamente sono diventate mainstream. Quindi abbiamo anche una difficoltà di gestione. Tant'è vero che non parlo all'inizio, oggi come avviene abitualmente parlo alla fine, perché mi ritrovo in molte delle cose che sono state dette. Ormai non si tratta più di parole chiave, ma di realtà concreta. Andiamo sui temi del PNRR e poi li amplio sulla base delle suggestioni che lei ci ha dato. Sicuramente nessuno più di questo governo ha competenza, autorevolezza, legittimità per compiere, appunto, per completare il PNRR. Certo, come giustamente diceva Bonavitacola, manca una governance chiara. Questo credo sia frutto del fatto che nei tempi previsti non era consentito elaborarne una in modo semplificato. Certo, Assonime ha fatto delle proposte, la Fondazione Amalfa ne ha fatte altre, cito la Fondazione perché richiamava proprio la Cassa del Mezzogiorno di cui parlava Bonavitacola prima. È vero però che questo, insieme agli strumenti di accompagnamento, sono un po' i temi fondamentali, perché non credo non si possa condividere diciamo le misure del PNRR, poi bisogna vedere come vanno, come dicono i tecnici, messi a terra in concreto. E su questo interviene un po' il tema di cui parlava lei, perché poi diciamo il governo ha elaborato una strategia, ma questa va coordinata con le regioni, e la strategia è una strategia molto complessa che sulla carta è elaborata in maniera corretta, ritengo, e va proprio nel senso di quello che dicevamo noi, che stiamo dicendo da anni, cioè interconnessione, dicono i giuristi, interoperabilità, dicono gli ingegneri. Smettiamo, abbiamo detto noi per anni, di pensare che vi siano dei silos verticali e orizzontali e di gestirli autonomamente, perché in realtà qui è tutto interconnesso. Se non capiamo questo,
rischiamo di perdere nei servizi gran parte della ricchezza che si verrà a creare nei prossimi anni e accederla ad altri soggetti. Questo non è inevitabile, è necessario però realizzarlo con degli atti concreti. Vediamo quali sono questi atti nei trasporti nel PNRR, perché diciamo digitale e verde non sono slogan, sono obiettivi che si raggiungono con un percorso. Il percorso non è chiaro, ma in qualche modo lo dobbiamo elaborare. Parliamo di infrastrutture, quindi parliamo nel PNRR soprattutto di ferro, soprattutto di alta velocità, perché certo questa è la priorità del paese. Poi però, come è stato detto anche dal Ministro, c'è un'evoluzione da accompagnare che con una spinta gentile, direbbero i tecnici. C'è un decentramento che è reso possibile da forme di flessibilità del lavoro che fino a poco tempo fa erano immaginabili, e quindi c'è da immaginare un nuovo trasporto locale e quindi la mobilità integrata. Temi su cui si è dibattuto da anni. Le imprese, comprese quelle che operano nel settore ferroviario, hanno già fatto molti passi importanti in questa direzione, ed è il tema della convegno di oggi. Certo, quando parliamo di trasporto locale sostenibile, qui l'infrastruttura di mobilità va integrata con quella elettrica, e quindi questo è il tema dell'interoperabilità, cioè come facciamo a mettere insieme questi che sono nel PNRR di nuovo dei silos, che però vanno collegati sulla base di una semplificazione, perché altrimenti torno a mettere a terra i progetti. Se non semplifichiamo le regole, non riusciamo a realizzare i progetti. Tutto questo deve aggiungersi a un'altra forma di interoperabilità, che è la connessione con un'altra infrastruttura, che è quella della rete di trasporto di comunicazioni, perché tutte queste modalità di interconnessione debbono far premio e far base sull'interconnessione con la rete di comunicazione, quindi parlo del 5G e del cloud. Anche lì nel PNRR c'è un tema specifico. Il paese è entrato in Gaia X, cioè questo network di cloud nazionali, questa federazione di cloud nazionali, perché quando parliamo di questioni tecniche le parole fanno meno paura, però c'è tutto da stabilire su un piano concreto, cioè come individuiamo i cloud edge, cioè quelli di prossimità, per consentire poi l'internet delle cose, che nel trasporto cosa vuol dire? Vuol dire una mappa delle esigenze e lavorare per risolverle. Quindi che cosa vuol dire tutto questo? Anche nel PRR, spero, che gli investimenti pubblici devono mettere a disposizione un'infrastruttura che sia disponibile a tutti alle stesse condizioni, che è il presupposto per lo sviluppo poi dell'impresa privata. Noi con Consumer Forum l'abbiamo proposto sin dal 2018 nel cloud e nelle comunicazioni. Questo ormai è diventato mainstream. E per la mobilità come va fatto? Beh, alcuni esempi li abbiamo già visti oggi e forse potrebbero essere ulteriormente sviluppati. Faccio qualche esempio. Il ministro ha parlato di mobility manager che devono essere coordinati tra loro, cioè i dati forniti dai manager vanno centralizzati per consentire poi una gestione della mobilità in modo coerente, no? Sulla base dei flussi. Certo, questo la consulta per le politiche sulle infrastrutture e la mobilità sostenibile, che è stata annunciata la settimana scorsa, sicuramente sarà utile a questo fine. Ma poi anche di nuovo il ministro parlava della mobility as a service, e quindi creare anche delle applicazioni. Vi faccio qualche esempio di come l'università può collaborare in questo. Alcuni studenti da noi a Roma 3 hanno creato un'app che consente a ciascuno di individuare la famosa città in 15 minuti, ovvero ciascuno può individuare
i servizi pubblici che vanno dalla sanità al trasporto alla cultura, che può raggiungere in 15 minuti, no? Cioè una mobilità che è diversa per ciascuno, una mobilità dell'adolescente è diversa da quella dell'anziano. E questo crea poi un database sulla base del quale si possono strutturare delle forme di mobilità che sono diverse da città a città. È una cosa che abbiamo già fatto, peraltro verso un collega sempre di Roma 3, l'ha fatto con la mappa delle disuguaglianze su Roma e ha creato poi un dibattito che ha generato una consapevolezza. Ma così si può fare anche per il biglietto integrato. Quello che diceva lei all'inizio, cioè è chiaro che le piattaforme digitali, le multinazionali, possono creare forme di biglietti integrato che sono le più adeguate per ciascuno di noi. Perché? Perché conoscono esattamente i nostri spostamenti e sanno ciò di cui abbiamo bisogno. Lo possono fare con modalità e prezzi che non sono concorrenziali per nessuno, perché nessuno ha a disposizione questi dati. Ecco, non necessariamente dobbiamo cedere questa possibilità, possiamo organizzarla anche a livello locale. I sistemi di pagamento, anche qui la PSD2 ha liberalizzato questo settore, però possiamo creare i presupposti perché si costituiscano dei soggetti che operino in questo ambito e che siano funzionali all'attività della pubblica amministrazione. Di nuovo, la manutenzione sul digitale, no? È un tema fondamentale che è stata citata più volte anche oggi. Anche su questo si possono creare delle applicazioni che insistono sull'infrastruttura. Tutto questo corrisponde a quello che abbiamo sempre detto noi, cioè al superamento dei silos verticali, che sul PNRR obiettivamente sono strutturati in modo molto coerente. Bisogna verificare poi la fase applicativa. Nella fase applicativa vi sono questioni da risolvere in concreto, però mi sembra vi sia una consapevolezza diffusa sul fatto che queste vadano adottate. Come vanno risolte? Vanno risolte da partendo dal mercato e quindi dalle migliori pratiche, che sono quelle che vi ho citato e molte altre, e da cui bisogna muovere per organizzare poi una regolazione che sia coerente, nel senso che consenta lo sviluppo di queste modalità, di queste applicazioni e non le riduca. Grazie. Grazie mille, professore, anche per aver un po', ecco, aperto il campo e spaziato su tematiche ulteriori simpatiche al mondo trasporti. Ultimo in questo parterre di relatori è Felice Petillo, membro dell'organo paritetico di garanzia di Trenitalia, rappresentanza dell'associazione dei consumatori. Ecco, avvocato, grande esperienza nel settore e in Feder Consumatori. Lei è il responsabile del comparto trasporti e qui appunto chiude il dibattito, rappresentando la voce dei consumatori, nella fattispecie in questo caso del passeggero. A lei vorrei chiedere una fotografia dell'oggi, ecco, almeno sul piano delle regole e del servizio, quali strumenti si dovrebbero mettere in campo per aumentare la qualità del trasporto? Prego, Pedro. Io devo dire che innanzitutto partirei dalle disposizioni che ci sono e che sono inattuate. Noi non dobbiamo, diciamo, buttarci immediatamente sulla nuova mobilità. Dobbiamo anche partire dalla mobilità che già c'è, dagli obblighi che già abbiamo. In questo senso a me viene in mente, si pensi, il DPCM del 1998, che è la prima carta della mobilità, in cui sono stati definiti i parametri di qualità del servizio, ed era stato già previsto un obbligo da parte delle aziende di miglioramento della qualità del servizio anno per anno, monitorato dagli enti e dalle associazioni. Moltissimi, diciamo, degli aspetti di cui parliamo anche oggi, integrazione ambientale, sostenibilità ambientale, integrazione modale, sostenibilità ambientale, erano già stati previsti
nella carta della mobilità del 98. A me questo fa venire in mente che se noi avessimo applicato a tappeto quelle disposizioni, probabilmente anche oggi staremmo su un punto molto più avanzato. In genere il problema del nostro paese non è tanto fare nuove regole, quanto riuscire ad applicare quelle che già ci sono. In questo senso farò alcuni esempi. Prima si toccava l'aspetto dell'obbligo di adeguare l'offerta pubblica del servizio alle esigenze di mobilità. Anche il presidente Bonabitacola diceva che è necessario creare dei meccanismi di dialogo fra gli utenti e i programmatori del servizio per rispondere effettivamente alle esigenze di mobilità. Tuttavia, questi strumenti, diciamo, già esistono, ma sono appunto per la gran parte inattuati. Faccio presente che, per esempio, nell'ambito della direttiva sull'Intelligent Transport System, dal 2017 in poi, ogni nuovo contratto di servizio avrebbe dovuto prevedere un rinnovo del parco rotabile con l'applicazione delle rilevazioni automatiche della domanda di mobilità, dati che poi si sarebbero dovuti trasferire agli enti competenti, proprio per una corretta programmazione del servizio. Così come la stessa autorità di regolazione dei trasporti nel 2018 ha definito come condizione minima di qualità del servizio che il contratto di servizio preveda un meccanismo annuale di verifica delle corse sovraffollate e rafforzamento appunto di quelle corse. Io però mi domando, e domando anche agli altri, quanti contratti di servizio attualmente stipulati sono stati, realmente rispettose di queste previsioni. La stessa finanziaria del 2008 che veniva citata prima, che prevede appunto il monitoraggio annuale insieme alle associazioni dei consumatori, era stata richiamata dall'autorità anche nella delibera del 2018 sulle condizioni minime di qualità. Tuttavia poi dopo io non credo che oggi in Italia i contratti di servizio appunto siano stati aggiornati e a questo meccanismo annuale e nemmeno al meccanismo della rilevazione automatica della domanda di mobilità. Questo alla fine determina un ritardo che è soprattutto un ritardo da un punto di vista di corretta programmazione del servizio. E questo è un po' il diritto del consumatore. Lei mi diceva prima, mi dica quali sono i diritti dei consumatori. Effettivamente quelli previsti, che ne so, dai regolamenti europei in relazione al viaggio, quelli sono abbastanza attuati. I diritti dei consumatori che sono invece più inattuati sono proprio quelli che riguardano una corretta programmazione del servizio, un aggiornamento dei contratti di servizio con l'introduzione di quegli aspetti che sono necessari per i consumatori. Verifica annuale, introduzione di lettura della domanda di mobilità. Non me lo invento io che moltissimi treni prima della pandemia erano sovraffollati e i consumatori avvertivano una scarsità dell'offerta del servizio. Questi meccanismi, se ben attuati, dovrebbero portare ad una corretta programmazione del servizio, andando proprio a incidere sugli aspetti dove c'è un maggiore sovraffollamento. Il secondo aspetto lo voglio fare in relazione al price cap tariffario. Anche qui è una disposizione che l'autorità di regolazione ha fatto la prima volta nel 2015, ha rifatto nel 2019, ma anche qui effettivamente non c'è un contratto di servizio attualmente che preveda, io credo, poi posso essere smentito, che preveda l'applicazione del price cap. Che cos'è il price cap? Il price cap è un principio in base al quale il consumatore paga il biglietto non in relazione solo al pareggio economico complessivo del servizio, ma in base alla qualità del servizio che gli viene reso. Quindi è un sistema che in teoria
se un qualunque pendolare italiano, diciamo, del trasporto pubblico locale subisce diversi ritardi, soppressioni o treni appunto sovraffollati o di non grande qualità, dovrebbe diciamo l'anno successivo pagare meno il servizio, perché appunto la tariffa dovrebbe essere collegata alla qualità del servizio. Ora io non credo che i consumatori sarebbero contenti di pagare meno un servizio scadente, però credo che così si sentirebbero maggiormente tutelati e noi riusciremo veramente come cittadini, istituzioni e come consumatori a mettere al centro il consumatore e mettere al centro il tema della qualità del servizio, appunto, semplicemente applicando le regole che già ci sono, come quelle del price cap. In questo senso a me fa un po' paura immaginare, diciamo, di correre in avanti senza prima aggiustare le cose che non abbiamo fatto fino adesso. Quindi credo che potrebbe essere molto molto importante, ma so anche che è molto difficile, una revisione dei contratti di servizio proprio con l'introduzione per esempio del price cap, così come con l'introduzione dei meccanismi di adeguamento dell'offerta che dicevo prima. L'ultimo aspetto sul quale mi voglio riferire è quello dell'alta velocità, dove noi abbiamo un binomio che non deve diventare un paradosso, diciamo. Noi abbiamo una rete ferroviaria pubblica costruita, diciamo, con ingenti investimenti pubblici, ma abbiamo poi un trasporto privato, cioè un trasporto che viene attualmente effettuato in un regime di piena liberalizzazione. Anche qui non è possibile una totale, diciamo, liberalizzazione. È necessario introdurre dei limiti che destinino anche la rete ferroviaria alta velocità ai compiti tipici del trasporto. In particolare mi riferisco in tema all'accessibilità economica del servizio da parte dei pendolari alta velocità, così come l'aspetto relativo alla garanzia delle relazioni del servizio. Faccio questo discorso proprio partendo da un dato reale che si è verificato in relazione al tema dei pendolari alta velocità. Noi oggi abbiamo persone che si recano al lavoro, appunto, spostandosi tra grandi città, diverse migliaia di persone, e ben venga, vuol dire che noi abbiamo costruito una rete ferroviaria giusta e l'abbiamo destinata al suo compito corretto. Tuttavia manca attualmente una tariffa agevolata per i pendolari dell'alta velocità. Attualmente il servizio viene effettuato, è facoltativa la tariffa agevolata dell'abbonamento. Proprio per questo è svolto solo da una delle due aziende, mentre già NTV non lo svolge. E tuttavia questo è un tema estremamente negativo, perché vorrebbe dire che noi abbiamo costruito un'intera rete ferroviaria per poi non destinarla alla sua funzione essenziale e principale, cioè quella che sia utilizzata dai lavoratori per andare al lavoro. Il diritto alla mobilità è un diritto costituzionale, è un diritto che è connesso agli altri diritti. Il primo è proprio quello di recarsi al luogo di lavoro. Bene, perché è un servizio privato non può essere, diciamo, regolato? Non è così. Tutti i servizi privati che incidono su servizi di interesse economico generale possono essere regolati con dei limiti esterni, all'interno del quale poi si svolge la concorrenza tra le parti. Nulla vieterebbe di definire una, per esempio, come è accaduto anche in altri settori, una tariffa massima sotto la quale poi le parti si fanno concorrenza tra di loro. Questo è un aspetto importante. Noi non possiamo costruire un'intera alta velocità per poi non regolarla, per poi farla diventare un trasporto solo privato. È necessario introdurre quei limiti esterni che permettono, diciamo, una concorrenza corretta tra le parti in questo settore.
Faccio un ultimo esempio, lo stesso tema mi veniva posto proprio in fase di pandemia, ricevetti delle persone all'associazione che si lamentavano della cancellazione di alcuni treni con i quali andavano al lavoro, loro che ci andavano ancora utilizzando appunto l'alta velocità. La prima risposta che ho dovuto dare sono appunto treni a mercato, quindi una libera scelta dell'azienda. Tuttavia questa è una risposta molto sbagliata. Si deve invece appunto sia sul tema dell'accessibilità economica quanto sul tema di studiare e valutare anche e garantire anche le domande di mobilità ora e in futuro che si svilupperanno sull'alta velocità, è necessario in questo senso intervenire con degli atti regolatori che determinano i limiti esterni all'interno del quale poi si può svolgere una concorrenza tra le parti. Ecco, grazie mille Petillo per aver appunto messo il focus sul tema della qualità e competitività del servizio offerto ai cittadini, detentore naturalmente di diritti ben precisi. Insomma, ben vengono gli investimenti, ma all'interno di una cornice di regole, senza derogare alle regole. Insomma, l'unico auspicio è appunto che sull'onda del PNRR si apra veramente una pagina nuova per la mobilità del nostro paese, per i servizi pubblici in genere. Insomma, i presupposti ci sono tutti, sarebbe veramente un'occasione da non perdere. Siamo in chiusura, prima di chiudere appunto lascio il microfono a Sergio Veroli, presidente Consumers Forum, per una battuta finale. Prego Veroli. Sì, solo per ringraziare tutti per l'impegno che avete messo in questa discussione e anche per l'impegno che tutti i giorni mettete nel vostro lavoro. Tre cose che mi sembra che siano emerse e tre possibili approfondimenti potrebbero essere sviluppati. Il primo veniva recepito dal dottor Bonabitacola ed è la possibilità di attuare finalmente quell'impegno della legge 2008. Sarebbe opportuno, forse sarebbe anche utile, che la conferenza delle regioni invitasse le associazioni dei consumatori per parlare di questa questione e per attuarla. L'altra questione, ne parlava adesso l'avvocato Felice Petillo, era quella dell'alta velocità. È evidente che l'alta velocità è a mercato libero, però sono due contendenti ed è stata costruita, come diceva Felice, con soldi pubblici. È un'eccellenza per il paese, ma lo usano anche i lavoratori. Forse un incontro fra le ferrovie e le associazioni su questa questione per vedere come concordare alcune cose potrebbe essere utile. E l'ultima riguarda il problema degli orari. È un discorso troppo importante perché non sia in qualche modo reso più chiaro, più trasparente, comunicato agli utenti. Chi deciderà degli orari, della flessibilità, dei cambiamenti di queste cose? Ecco, anche su questo tavolo dei prefetti, che è un po' un fantasma fino adesso, sarebbe opportuno attuarlo e coinvolgere le parti sociali. Ecco, grazie a tutti e buon lavoro a tutti. Grazie. Ecco, grazie Vero, l'abbiamo derogato appunto 10 minuti anche noi dal nostro contratto di servizio. Grazie anche a Riccardo. Grazie a voi Veroli, insomma io mi unisco ai ringraziamenti, grazie a Consumers Forum per la preziosa iniziativa, grazie a tutti coloro che sono intervenuti, anche a chi ha dovuto nel frattempo lasciarci per impegni contingenti e grazie a tutti coloro che ci hanno seguito finora.